Bentornati al nostro programma Cristiani Oggi, mezz'ora insieme per parlare della Sacra Bibbia, la parola di Dio, per vedere quello che il Signore ha da dirci oggi. Sì, perché anche se questo libro è antico di secoli, ha un messaggio sempre attuale, sempre fresco per ciascuno di noi, perché crediamo che questo libro è stato ispirato dallo Spirito Santo. Dio ha voluto farcelo giungere perché ha qualcosa da dirci, ha qualcosa da dirti oggi. E vogliamo umilmente, senza pretese, credere che il Signore possa farlo anche tramite questo programma. L'ha fatto con tante persone, lo sta facendo con molti, perché non è il presentatore, non è chi parla, ma è la parola di Dio, il messaggio che conta. Gesù ha detto di andare per tutto il mondo e predicare l'Evangelo a ogni creatura e naturalmente possiamo e dobbiamo usare ogni mezzo, compreso il mezzo televisivo, internet, qualunque altro mezzo per poter far giungere il messaggio dell'Evangelo a molti. Salutiamo anche quelli che ci seguono tramite il circuito Radio Evangelo che trasmette la parte audio di questo programma televisivo. In questo programma si parlerà della benedizione di Dio. Più avanti, in una meditazione proprio qui nel nostro studio, il pastore Giuseppe Di Lenni ci leggerà un passo, alcuni versi dalla lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini, che ci parlano proprio della benedizione di Dio. Che bella questa parola, benedizione. Il dizionario etimologico dice benedire vuol dire invocare bene da Dio in favore di cosa o persona. Commendare, lodare, Dio ti benedica, vale a dire ti prosperi, ti protegga. Sì, la benedizione di Dio è una cosa importantissima, è una cosa speciale, preziosa. Non c'è nulla di più bello. Pensate che il libro dei Proverbi, uno dei libri della Bibbia, nel libro dei Proverbi, al capitolo 10, verso 22, c'è scritto: quello che fa ricchi è la benedizione del Signore, e il tormento che uno si dà non le aggiunge nulla. Quello che fa ricchi è la benedizione del Signore, e il tormento che uno si dà non le aggiunge nulla. Vuol dire che non c'è nulla di più prezioso, di più bello, di più speciale della benedizione di Dio. E Dio ci ha benedetti, come sentiremo poi, ma come ci dice tutto il messaggio della Bibbia, in Cristo Gesù. Dio ha voluto benedire, vuole benedire, vuole farci del bene, perché ci ha creato Lui, siamo Suoi figli, ci ama. Dio non è un giudice severo, intransigente, è un Padre amorevole, che vuole mostrarci tutto il Suo amore, vuole darci la Sua benedizione. Tramite la sua parola in questo programma, Dio vuole dare anche a te la sua benedizione. Come vedete, il programma è in studio oggi. Tra poco ci sarà un canto, un bel canto da parte di Giusy Di Lena, intitolato Di pace al principe. Ma prima ancora vogliamo ascoltare una intervista condotta dal collega Eliseo Fragnito da San Giovanni Valdarno, provincia di Arezzo. Fabio ci darà la sua testimonianza, ci racconterà un po' della sua vita e di come nelle varie esperienze della vita, anche in momenti critici, difficili, poi è arrivato il momento di invocare il Signore, di chiedere il suo aiuto e Dio lo ha benedetto, ha operato nella sua vita. Seguiamo questa intervista, noi ci ritroviamo tra un po' qui nello studio. Questa intervista vi giunge da San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo. Sono con Fabio Mealli, Fabio che è originario di questa zona, vero? Sì, siamo originari da qui da tante generazioni, ormai si perdono le tracce. Proprio di San Giovanni? No, di un paese qui vicino, a 10 km, dall'Evane. Comunque ho notato che qui la vita è molto tranquilla, sono dei bei paesini, no? Sì, è un posto molto tranquillo e un bel paesaggio, un posto invidiato da tanti. Qual è la tua occupazione? Io sono artigiano, faccio l'idraulico di professione da sempre, ho iniziato a 14 anni e oggi a 47 ancora insisto a fare l'artigiano.
Senti, vogliamo partire un po' dalla tua famiglia di origine, una famiglia con dei principi molto rigidi, un ambiente che tu ritenevi veramente pesante, no? Fino da bambino ho ricevuto degli insegnamenti sani che riguardano quello che dice la Bibbia, però erano insegnamenti molto rigidi, c'erano tante regole e ci stavano un po' strette. A 14 anni circa ho iniziato, per così dire, a vivere per conto mio, non ho più frequentato la comunità che frequentavano i miei genitori, mi sono fatto, diciamo, una vita propria, forte anche del lavoro che facevo, ho iniziato subito a lavorare, avendo buona disponibilità di denaro anche ho iniziato a divertirmi, a girare il mondo per le ferie, a vari sport, mi piaceva sciare, mi piaceva correre con le macchine, e ho fatto per un determinato tempo motocross, poi mi sono messo nelle discoteche fino al punto di lavorarci e passavo più ore quasi in discoteca che per il lavoro, e così è andata avanti la mia vita fino a circa 30 anni e cercavo il massimo del divertimento, quello che oggi offre la società. Senti, e ci vuoi raccontare come poi a un certo punto hai sentito la necessità di qualcosa di più, qualcosa di meglio, qualcosa che riempisse veramente, realmente la tua vita? Sì, come detto, nonostante tutti i tanti divertimenti che mi ero procacciato, ho vissuto così fino a 30 anni single, ho avuto tante esperienze con donne, con anche amicizie importanti, attori, cioè persone in un certo senso amicizie invidiabili dalle persone comuni, però c'era sempre un vuoto dentro di me perché avevo ricevuto un insegnamento particolare, conoscevo Dio, sapevo di certe cose che la mia coscienza non riusciva a tacere. Ogni tanto si faceva viva e mi diceva che alcuni comportamenti miei non andavano bene. E sono andato avanti così fino a che mi sono sposato con una ragazza che era rimasta vedova e guarda caso era stata la mia prima fidanzata a 13 anni, e però lei era nelle mie stesse condizioni, nella nostra vita mancava qualcosa, mancava Dio. E ce ne siamo accorti siamo arrivati a un punto dove la nostra seconda bambina che è nata aveva un grave problema di cuore e doveva essere operata. A quel punto noi ci siamo veramente rivolti al Signore, abbiamo capito che senza il suo aiuto non ci sarebbe potuto andare avanti, non ce l'avremmo fatta in quel frangente della nostra vita dove ci sembrava tutto ci stesse cascando addosso. Ci siamo rivolti al Signore anche aiutati da alcuni parenti e alcuni amici che frequentavano ancora questa realtà che abbiamo parlato prima e ci hanno consigliato di rivolgersi al Signore, che era veramente la soluzione a tanti problemi, a tutti i problemi dell'umanità. E prima c'era una grande titubanza da parte nostra perché si pensava che rivolgersi al Signore fosse una cosa da vecchi, fosse una cosa che ci avrebbe portato delle privazioni nella nostra vita, mentre invece quando poi abbiamo accettato il Signore, abbiamo scoperto l'amore di Dio, abbiamo scoperto che Dio ci ha messo veramente in libertà, ci ha dato la forza, la pace, la gioia di vivere, ci ha tolto l'ansia del domani, quello che sarà domani, il Signore ci aiuta ad andare avanti. E con questo veramente ha cambiato la nostra vita. Ecco, e quindi vi siete finalmente arresi al Signore, vi siete affidati a Lui e avete anche ottenuto risposta alla vostra preghiera in merito alla bambina? Sì, ci siamo affidati al Signore, abbiamo iniziato a pregare, a leggere la Bibbia e il Signore ci ha dato appunto la forza di andare avanti. La risposta è stata questa, che ha messo la pace nella nostra vita. Poi
La bambina è stata operata, l'operazione è andata bene, doveva essere da come dicevano i dottori dovevano esserci tanti problemi, doveva essere rioperata più volte, invece con una sola operazione il problema è stato risolto. A distanza di 7 anni ancora va tutto bene, ma questo non è soltanto questo quello che ha fatto il Signore, ha cambiato la nostra vita, il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire anche nella vita stessa di tutti i giorni. Perché il Signore ci ha messo la pace appunto addosso, non c'è questa ansietà come tutto il mondo che ci circonda ha oggi, si vedono le persone che non sanno, sono preoccupati già per quello che hanno da fare fra 2 ore. Non è che il Signore ci ha tolto i problemi, la vita scorre per tutti così, però ci ha cambiato il modo di affrontarla. Bene Fabio, vorrei chiederti di guardare dritto alla telecamera e di rivolgere un appello a quanti magari si trovano nella difficoltà, nei problemi e soprattutto schiacciati dal peso del peccato. Cosa puoi dire loro? Io vi posso dire, cari amici e ascoltatori, vi posso dire quello che il Signore ha fatto per me, mi ha tolto appunto questa angoscia che si aveva addosso, e vi voglio invitare ad accettare il Signore nella vostra vita, perché quello che ha fatto per me non è finito qui, è a disposizione di tutti coloro che lo accettano. Accetta il Signore nella tua vita e Lui ti potrà cambiare il modo di agire, il modo di pensare, l'ansietà, le malattie, può intervenire in ogni cosa che tu ti puoi chiedere a Lui e Lui opererà. Ti ringrazio Fabio, fate tesoro di questi consigli così preziosi, è un invito a rivolgerci a Cristo, colui che veramente ha la soluzione. Oh.
Che bello quest'inno. Gesù ci vide poveri e si impoverì. Perché vivessimo, per noi morì. Questo è l'amore di Dio, questa è la benedizione del Signore. È meravigliosa, veramente. Sto per leggere una lettera, una breve lettera, poi darò l'indirizzo, perché così, se lo volete, possiate scriverci. Ci ha scritto Sebastiano dalla provincia di Siracusa, dice: desidero ricevere il testamento di Giovanni, il Vangelo di Giovanni, quindi, con la speranza che Gesù Cristo fa entrare la sua luce nella mia casa, perché c'è tanto bisogno. Dio vi benedica per la luce che avete nel cuore. Grazie Sebastiano per queste parole. Naturalmente abbiamo risposto a Sebastiano e le abbiamo inviato il Vangelo. Se lo desiderate lo manderemo anche a voi gratuitamente, il Vangelo di Giovanni, in questa edizione tascabile, così potrete leggere il Vangelo, la parola del Signore. Sono le parole di Gesù, è una parola che dà vita. E quindi scriveteci, ve la invieremo. Ecco l'indirizzo: Cristiani Oggi, casella postale 15 00011, Tivoli Terme, Roma. O potete inviare un'email a cristianioggitv@assembleedidio.org. Naturalmente non dimenticate di indicare chiaramente il vostro indirizzo, altrimenti non potremo rispondervi e inviarvi la copia gratis del Vangelo. Bene, adesso vogliamo ascoltare la parola del Signore. È giunto il momento di ascoltare il pastore Giuseppe Tilenni, che ci parlerà proprio della benedizione del Signore. Prego. Leggiamo la parola del Signore come la troviamo scritta nell'Epistola di Paolo agli Efesini, al capitolo 1, dal verso 3 in poi. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà. La benedizione di Dio è il grande soggetto di questi versi che abbiamo letto. L'Apostolo Paolo considera, medita, riflette sulla benedizione di Dio e sicuramente egli ne è estasiato, perché la benedizione del Signore è qualcosa di straordinario, di meraviglioso. Proseguendo poi nella lettura di questo primo capitolo dell'Epistola agli Efesini, possiamo considerare nella realtà, nella pratica, quali sono gli effetti di questa benedizione. È la benedizione della salvezza. La salvezza è il più grande dono che l'uomo possa ricevere, è il dono di Dio. E la benedizione della salvezza comporta per l'uomo la liberazione dal dominio del peccato, dalla condanna eterna, la liberazione da tutto ciò che separa l'uomo da Dio. Continuando poi l'Apostolo Paolo a parlare di questi aspetti della benedizione di Dio, considera che questa benedizione significa anche essere fatti figliuoli di Dio. Noi non eravamo per natura figliuoli di Dio. L'Apostolo Giovanni nel suo Evangelo scrive che a tutti quelli che credono in Lui, Dio dà il diritto di essere chiamati Suoi figli. La benedizione dell'essere figliuoli di Dio comporta una serie straordinaria di cose, comporta la sua protezione, comporta il suo amore, comporta il sentire la gioia della comunione con il Signore. L'essere figliuoli di Dio è un dono straordinario e meraviglioso. Continuando ancora l'Apostolo Paolo, continua a parlare della benedizione, del servizio che noi possiamo rendere a Dio. Dio, dopo averci salvati, dopo aver compiuto nella nostra vita un'opera straordinaria, dopo aver rimosso la condanna, dopo aver rimosso la schiavitù del peccato, Dio ci onora chiamandoci al suo servizio. È un onore straordinario per noi esseri umani essere chiamati
al servizio del Signore. L'Apostolo Paolo in una sua epistola mostra questa meraviglia, affermando che Dio lo ha reputato degno della sua fiducia, chiamandolo a servizio, lui che si riteneva e si considerava il primo dei peccatori. Servire il Signore è un privilegio straordinario, un privilegio che Dio ci concede, un privilegio che ci onora e ci qualifica. Continuando, l'Apostolo Paolo a parlare di questi aspetti della benedizione, parla anche della benedizione dell'adozione. Dio ci ha adottati. Come dicevo prima, non eravamo figlioli di Dio per natura e Dio ci ha adottati. Noi che non eravamo nati nella famiglia di Dio, attraverso l'adozione siamo introdotti nella famiglia del Signore. Questa adozione è una riabilitazione, è una elevazione. Da una famiglia naturale di peccato veniamo introdotti nella famiglia spirituale del Signore. Siamo figlioli di Dio. E l'Apostolo Giovanni scrive che questo è il grande amore di Dio verso di noi, che ci dà il diritto di essere chiamati figlioli di Dio. Quindi siamo figli di Dio e non è una espressione così da prendere solo alla leggera, ma è un'espressione che vuole significare e testimoniare la grande opera che il Signore ha fatto per noi. Siamo figlioli di Dio, lo siamo nel tempo e nell'eternità. E l'Apostolo Paolo poi continua a parlare di questa meravigliosa benedizione del Signore, parlando anche di un altro aspetto della benedizione del Signore, la benedizione della glorificazione. Che significa? Significa che noi serviamo il Signore in questa vita e alla fine di questa vita noi sappiamo che andremo con il Signore. La morte non è la fine dell'esistenza dell'essere umano, la morte è la fine di un periodo della nostra vita, la vita qui spesa sulla terra, poi noi andremo con il Signore. Gesù, durante il suo ministero terreno, diverse volte ribadì, sottolineò che la nostra meta finale è la comunione con Lui. E noi ringraziamo il Signore perché la morte non interrompe questa comunione con il Signore, la morte non mette fine al nostro rapporto con il Signore. C'è la benedizione della glorificazione. Sappiamo che questo nostro corpo tornerà alla polvere, ma un giorno al ritorno del Signore ci sarà la resurrezione di quelli che sono morti in Cristo e con i corpi glorificati andremo con il Signore, lo godremo per tutta l'eternità. È la benedizione della glorificazione. E con questa certezza, con questa sicurezza, noi possiamo affrontare con la tranquillità, con la serenità, anche i momenti più drammatici, più nefasti della nostra vita. Sappiamo che se anche attraversiamo momenti difficili, anche se le malattie ci corrodono, anche se la morte a volte può arrivare quando meno ce l'aspettiamo, sappiamo che noi non svaniremo nel nulla, noi non ci dissolveremo come alcuni magari pensano, ritengono o temono, ma noi andremo a vivere con il Signore in attesa della resurrezione del corpo, saremo alla sua gloriosa presenza. La benedizione del Signore, cari amici, è qualcosa di straordinario. Disse una donna nella parola del Signore che la benedizione di Dio è quella che ci arricchisce. Noi potremmo anche non avere ricchezze terrene, potremmo anche non possedere nulla in questa terra, ma se abbiamo la benedizione del Signore, noi abbiamo tutto. E l'Apostolo Paolo vuole incoraggiare i suoi interlocutori, i credenti nella fattispecie della Chiesa di Efeso, a guardare oltre le contingenze attuali, materiali, terrene, a guardare alla meta finale. La benedizione che noi abbiamo in Cristo Gesù. E questa benedizione Dio non l'ha riservata solo ad una ristretta cerchia di persone, limitando l'opera della grazia soltanto a qualcuno, ma Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Dio desidera che questa benedizione possa essere patrimonio di ogni persona. Dio vuole e Dio desidera che ogni essere umano provi e gusti la sua benedizione. È alla portata di ognuno di noi. Gesù ha detto chiaramente che chiunque va a Lui
egli non lo caccerà. E il Signore aspetta che l'uomo, la donna, ogni essere umano riconoscano il bisogno che hanno di Lui, vadano a Lui ed Egli è pronto ad accoglierli e rivestirli di questa meravigliosa benedizione, perché Dio è la fonte di ogni benedizione e ogni nostra benedizione ci viene solamente ed esclusivamente dal Signore. E insieme con l'Apostolo Paolo anche noi potremo realizzare tutto questo, potremmo sperimentarlo nella nostra vita. Questa benedizione che è per ognuno di noi, questa benedizione che è alla portata di ognuno di noi, questa benedizione che Dio vuole dare alla tua vita. Perciò, cari amici che siete in ascolto, considerate che c'è una grande opportunità offerta ad ognuno di voi, c'è una grande possibilità offerta ad ognuno di voi, è una opportunità, è una possibilità che potrebbe essere non ripetibile nel tempo. Noi non sappiamo se il Signore ci concede una seconda opportunità, una terza opportunità. Oggi dice la sua parola: se udite la mia voce non indurate i vostri cuori, perché noi non siamo padroni del nostro domani, a malapena possiamo disporre dell'attimo che sfugge. Oggi, se udite la sua voce, non indurate il vostro cuore. Il Signore desidera la vostra salvezza, il Signore desidera che l'uomo venga liberato dalla condanna eterna. Il Signore ha fatto sì che il messaggio dell'Evangelo possa giungere ad ogni essere umano. E anche oggi tu puoi avere la salvezza in Cristo Gesù. Quello che io voglio augurarti è di aprire il tuo cuore affinché la grazia di Dio possa avere pieno effetto e anche tu possa gustare la benedizione di Dio. Il Signore vi benedica. Grazie Giuseppe Di Lenni. Dio ti benedica, è proprio il caso di dirlo, cari amici, questa è la benedizione del Signore. Sì, noi vogliamo farla nostra. E adesso vogliamo fare una cosa, vogliamo pregare qualche istante prima di chiudere il programma. Padre nostro celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore perché ci hai concesso di parlare di te anche oggi. Grazie per il messaggio del Vangelo, grazie per le tue benedizioni, grazie per Gesù il tuo figliuolo. Ti preghiamo per i nostri amici che ci hanno seguito, che questa parola possa rimanere nel loro cuore e ti possano cercare con tutto il cuore, nel nome di Gesù il tuo figliuolo. Amen. Amen. Siamo giunti dunque alla fine del programma. Vi ringraziamo di essere stati con noi. Come ho già detto prima, se lo desiderate, vi invieremo gratuitamente il Vangelo di Giovanni. Scrivete all'indirizzo che abbiamo dato, che troverete di nuovo sulla sigla di coda, e ve lo manderemo gratuitamente. Continuate a seguire questo programma, parlatene ai vostri amici, conoscenti, a quanti hanno bisogno di una parola di consiglio, di conforto, la parola del Vangelo. E noi, con l'aiuto del Signore, saremo qui la prossima volta con la prossima trasmissione per continuare a parlare ancora di Gesù, il nostro Salvatore. A presto. Il messaggio di questo programma riguarda personalmente anche te. Cosa farai davanti all'invito di Gesù Cristo il Salvatore? Vorremmo aiutarti a conoscere meglio la persona di Cristo e inviarti gratuitamente una copia del Vangelo. Scrivi a Cristiani Oggi, casella postale 15, 00011, Tivoli Terme, Roma. Dio ti benedica e a presto.